Anche però se nel caso fossimo davanti ad una prova, non è giusto fare un'interpretazione assoluta. Nel senso, la prova stessa cambia da come una persona reagisce alla prova. Uno si chiede come faccio a sapere se la prova mi ha portato più vicino o più lontano da là. Guarda tu come hai reagito. Se da questa prova ti sei allontanato, quindi la stessa prova non può essere un castigo per tutti. Una prova può essere un castigo negativo per alcuni e può essere anche elevazione e purificazione per altri. Tutto cambia da come tu ti approcci se tu ti avvicini ad Allah, perché alla fine è questo l'obiettivo delle prove, farti tornare ad Allah, farti testimoniare la sua unicità, farti testimoniare il fatto che tu hai bisogno di lui. Cosa si è evidenziato da questo terremoto? La paura delle persone. La debolezza nostra, la nostra impotenza. Ti ho fatto anche leggere dei messaggi di uno sheikh che era lì sul campo, cioè vive lì proprio, e mi ha scritto dicendo che la terra non smette di tremare, sembra Qiyam, sembra il giorno della risurrezione. Oggi ragazzi, questa è una playlist, è un'intervista che si inserisce nel programma Strong Talks, ma in realtà penso che ne faremo molti di più perché con Amir ho un rapporto particolare sia prima del progetto Strong Believer, sia durante il progetto Strong Believer e sia anche privatamente, diciamo. Abbiamo un rapporto di amicizia di lunga data che alhamdulillah si continua a sviluppare nel tempo, per cui avremo la possibilità di fare bi'idhnillahi ta'ala, diciamo impegni permettendo diverse chiacchierate con lui, anche perché per quanto possiamo avere magari anche qualche idea diversa, eccetera, eccetera, però c'è una bella sintonia, diciamo, tra di noi, anche come diciamo, come preoccupazioni, come cioè come battaglie per cui lottare, eccetera, eccetera. Per cui con lui faremo queste chiacchierate, perché non saranno delle interviste, saranno proprio dei confronti, delle chiacchierate a cui potete assistere e partecipare anche voi, grazie ai commenti. Per cui facciamo un attimino una piccola presentazione per chi è la prima volta che ci ascolta. Benvenuti in questa nuova puntata di Strong Talks, in cui ci scambiamo un po' di chiacchiere costruttive con musulmani in gamba, e l'obiettivo è ispirare, imparare dalle esperienze di chi ha fatto un percorso particolare, iniettare nella nostra comunità una mentalità potenziante e chiacchierare di argomenti importanti per la nostra comunità, per la nostra umma e per la rinascita della umma. Vi ricordo che Strong Tools è offerto dalla Strong Believer Academy, ma questo in particolare in realtà è offerto in maniera, diciamo, equa sia dal progetto di Emir sia dalla Strong Believer Academy, ok? E per chi non ci segue ancora può iscriversi gratuitamente al mondo Strong Believer dal sito www.strongbelieveracademy.com. Ora, abbiamo visto, per chi non ha mai partecipato a uno Strong Talks, abbiamo visto diversi profili. Abbiamo visto il profilo accademico con la professoressa Francesca Bocca, abbiamo visto il profilo sportivo con Ilyes Aouani, poi abbiamo visto esempi di imprenditoria con Hind Laffram, abbiamo fatto chiacchierate con persone del mondo del giornalismo come Davide Piccardo e Sabri Ben Roman, abbiamo parlato con gente del mondo dei media come Ibrahim Yusri, e oggi facciamo una chiacchierata con un profilo molto molto particolare e diverso da tutti gli altri profili, perché effettivamente è un profilo
particolare. Tra l'altro, noi nella maggior parte delle dirette non facciamo questi numeri, per cui metà dei partecipanti conoscono già più di metà dei praticamente penso tutti i partecipanti conoscono Emir Felleha. Però per chi magari si imbatte in questo video per la prima volta, Emir Felleha è io lo chiamo un Deia, uno studente di scienze islamiche, ok? Poi ogni tanto mi ricordo che studia anche medicina, però nella mia testa è uno studente di scienze islamiche perché davvero ciò di cui parla, anche in amicizia, cioè non è che quando ci incontriamo parliamo di medicina o del suo percorso di studi da medico, parliamo tantissimo dei suoi confronti con i suoi maestri, con i suoi shuyukh, con i suoi maestri spirituali, con i suoi maestri del ulum al-Qur'an e così via. Lui è studente. Quando sono con te devo sempre rivedere le varie posizioni dei Mataib. Ecco, bisogna sempre un attimino ripassare. E per cui veramente per me, per quanto possa studiare medicina, per me è proprio tipo una roba che mi ricordo ogni tanto. Quindi io lo presenterei come studente di scienze islamiche e Deia, quindi una persona che invita all'Islam, infatti ha un profilo Instagram, cioè ha dei profili social super seguiti e gira in giro per l'Italia a fare conferenze, interventi. Insomma, dai, qualche lezione ogni morte di Papa. Beh, perché adesso giustamente sei in Slovacchia. Dai, vediamo se ti ricordi. Slovacchia. Benvenuto Emir e cominciamo un po', a Dalle parlare. cose più recenti, insomma. Sì, esatto. Cominciamo innanzitutto con una riflessione su quello che è accaduto in questi giorni in Siria e in Turchia. Parlo del terremoto che ha colpito i nostri fratelli. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Innanzitutto ti ringrazio, caro Achi, però non voglio dilungarmi tanto nelle presentazioni e le formalità perché la gente vuole sicuramente entrare nei contenuti. Però tu sai quanta mahabba c'è, l'ho anche espressa qualche giorno fa su Instagram. Allora, dai. Quanto taqdir e quanta ammirazione. Allah wafqak per il tuo lavoro e il tuo progetto importantissimo. Tutti abbiamo visto quello che è successo tra la Turchia e anche la Siria. Quindi il sud della Turchia e il nord-ovest della Siria, che è anche una zona in cui lavoriamo con l'associazione Kefali. Oggi sono presentato con la maglietta Kefel, che è l'associazione che si occupa di principalmente mantenere gli orfani in Siria, nel nord-ovest della Siria, nella stessa zona in cui ha interessato il terremoto. In Siria una delle grandi città afflitte è stata Aleppo. Vedevi? Non so se avete visto alcuni video di interi edifici, palazzi che crollano. Ad Aleppo è successa la stessa cosa, così come anche a Idlib, che è un'altra provincia. Noi, per esempio, gli orfani sono tutti nella provincia di Idlib. Però, alhamdulillah, ci sono arrivati dei messaggi chiedendo in merito agli orfani. Alhamdulillah, gli orfani stanno bene per un motivo, insomma, quasi tragico, no? Il fatto che gli orfani vivono gran parte di loro nelle tende e nel terremoto, se arriva alle tende, non crolla nulla, no? Quindi da una parte si sono salvati in questo terremoto, ma dall'altra è stato necessario un terremoto per scuotere le coscienze delle persone in merito a condizioni pessime che vanno avanti da più di un decennio ormai. Quindi questo è quello che mi preme, una riflessione che mi è venuta. In merito
Non so, tu mi avevi parlato anche di qualche post che hai letto su Facebook, sul perché, su... Lo tiro fuori subito, ce n'era uno particolare. Intanto, altro da dire al riguardo, procedi pure intanto che io tiro No, fuori. ma mi interessavano solo alcune idee, alcuni pensieri che hanno fatto le persone su magari discutere sul perché, sulla prospettiva islamica di questi eventi. Allora, la sorella Nunzia dice: oggi B, che è un nome, un ragazzo rifugiato siriano che sta affrontando dure prove della vita, mi ha detto: perché secondo te sta succedendo tutto questo in Siria? C'è un... E succede perché in Siria ormai i musulmani, queste sono le parole del ragazzo rifugiato siriano, c'è un motivo se succede, perché in Siria ormai i musulmani compiono tanto haram e c'è molta corruzione. Si stanno distruggendo loro stessi. Nunzia commenta: sono rimasta così colpita dalle sue parole che ci sto ancora pensando senza conclusione. E poi ci sono state una quindicina di commenti, alcuni che alcuni appunto dicono non necessariamente. Per esempio, il fratello Maysara ha detto: la stessa nobile discendenza del profeta sallallahu alaihi wasallam ha subito quel che ha subito nel corso della storia. Altri hanno detto: se così fosse, alcuni non facciamo nomi dei paesi, sarebbero in macerie. Altri hanno risposto: non sono d'accordo. Per esempio, qualcuno ha detto: se fosse così, ci sono paesi molto più corrotti che sarebbero in materia. Qualcuno ha risposto a questo commento: non sono d'accordo, quando Allah mette alla prova, ti mette alla prova perché così, perché se hai l'opportunità di svegliarti e migliorare. Ok? Il problema è proprio quando sbagli e non ti succede nulla, perché vuol dire che non c'è neanche, cioè Allah subhanahu wa ta'ala ti lascia nel tuo brodo, tra virgolette. Ci Ok? sono tanti pensieri diversi che Sì. magari sono di discussioni particolarmente approfondite, perché è importante approfondire questi temi. Sono temi che, per quanto vengono approfonditi più e più volte dai sapienti, vengono spiegati, vengono messi nell'ottica giusta. Questo è uno, forse rientra anche nel dilemma del male, quindi troverai persone che continueranno a chiedere fino a alla fine dei tempi. Ci saranno persone che avranno dubbi, si avranno domande su queste questioni. In generale è vero, Allah può cogliere col castigo qualcuno per i suoi peccati. Noi sappiamo però che la norma è che Allah subhanahu wa ta'ala dà una dilazione ai suoi servi, quindi anche se sono trasgressori delle sue leggi, egli non li coglie subito col castigo. Questo è menzionato più e più volte nel Corano e anche evidenziato dai suoi attributi di Allah subhanahu wa ta'ala, ad esempio Al-Halim, As-Sabur, eccetera. Anche però, se nel caso fossimo davanti ad una prova, non è giusto fare un'interpretazione assoluta, nel senso, la prova stessa cambia da come una persona reagisce alla prova. Uno si chiede: come faccio a sapere se la prova mi ha portato più vicino o più lontano da Allah? Guarda tu come hai reagito. Se da questa prova ti sei allontanato, quindi la stessa prova non può essere un castigo per tutti. Una prova può essere una fitna, un castigo negativo per alcuni, e può essere anche elevazione e purificazione per altri. Tutto cambia da come tu ti approcci se tu ti avvicini ad Allah, perché alla fine è questo l'obiettivo delle prove: farti tornare ad Allah, farti testimoniare la sua unicità, farti testimoniare il fatto che tu hai bisogno di Lui. Cosa si è evidenziato da questo terremoto? La paura delle persone, la debolezza nostra, la nostra impotenza. Ti ho fatto anche leggere dei messaggi di uno sheikh che era lì sul campo, cioè vive lì proprio, e mi ha scritto dicendo che la terra non smette di tremare, sembra Qiyam, sembra il giorno della risurrezione. E come dire,
proprio nel Corano, nelle descrizioni del giorno del giudizio, abbiamo vivide descrizioni di quello che succederà alla terra, quello che succederà alle montagne, e saranno terremoti e scosse di calibro ancora maggiore. Io posso integrare con una riflessione. Molto spesso quando studiamo delle opere d'arte o delle opere letterarie di essere umano alla fine, cioè ci accorgiamo come una stessa opera abbia molteplici messaggi, no? Abbia molteplici messaggi per molteplici, diciamo, target. E queste sono solo opere di esseri umani, figuriamoci. Un'opera di Allah subhanahu wa ta'ala, come può essere un terremoto, ma come potrebbe essere un bellissimo paesaggio. Alla fine è una soggettività, no? Il bene e il male. Come diceva un mio maestro, mi insegnava, il veleno del serpente è un bene per il serpente, è un male Esatto. per il nemico del serpente. Per cui cioè una stessa opera può essere motivo di hidayah per qualcuno. Può essere un castigo per qualcun altro, può essere che qualcuno in quel momento si stava per compiere un crimine, un qualcosa che è stato sventato dal terremoto, può essere che stava arrivando una tragedia molto maggiore che questo terremoto ha spostato degli equilibri anche politici. No? E quindi Allah subhanahu wa ta'ala è un'intelligenza infinitamente superiore. Okay? Per cui nel momento in cui fa accadere qualcosa, quel qualcosa ha un impatto super ramificato, super diversificato, che colpisce in maniera, diciamo, iperprecisa e chirurgica la vita di ogni persona coinvolta, dalla persona che gli è crollata la casa sopra la testa, alla persona che ascolta quella notizia al telegiornale. Ok? O alla persona che vede semplicemente un post su Instagram. Ognuno viene colpito chirurgicamente da questo evento con un messaggio che Allah subhanahu wa ta'ala vuole mandare, o con una prova, o con un castigo, o con un monito. Quindi non puoi dire è un castigo perché i siriani fanno tanto haram, oppure cioè, non può esserci una singola spiegazione. Poi il fatto sui siriani e sul fatto di chiedersi perché un certo paese piuttosto che un altro, forse la Siria in particolare per chi ha dimestichezza con alcuni akhbar, con alcune notizie che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riportò sulla gente dello Sham. Lo Sham, che è la regione che comprende la Siria, ma anche la Giordania, la Palestina, il Libano, si rende conto che il profeta, sallallahu alaihi wasallam, parlò dello Sham come una terra che misura la Umma. Quando disse il profeta, se la gente dello Sham si dovesse corrompere, non ci sarà del bene in voi. Disse anche che negli ultimi tempi fustatul muslimin, cioè l'unione dei musulmani sarà nei pressi di Damasco, e sarà anche la terra in cui il profeta disse che scenderà Gesù, quando scenderà dal cielo, scenderà proprio a Damasco. Quindi è ovvio che se tu hai una terra che ha una propria rilevanza a livello proprio della Umma islamica, ma anche del progetto divino sulla terra, vuol dire che sarà una terra in cui solo i migliori ci saranno. E per lasciare solo i migliori rimangono, cioè tu filtri con le prove. Filtri, 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 mandi prove su prove finché non rimangono solo i più puri. Poi è ovvio, la Siria è un paese che è in guerra dal 2011. Dal 2011 la gente non va più a scuola, dal 2011 la gente vive nella paura, nel terrore, nei traumi
psicologici, forse metà di siriani soffre di PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, per via di continui flashback, perché io sono stato in Siria nel 2013, siamo scesi sempre con l'associazione Kafel, perché avevamo questa festa dell'Eid. E siamo scesi per 2 giorni, quindi una notte, per festeggiare l'Eid con i bambini e dar loro dei regali e così via. E in quella notte, una notte, abbiamo dormito nel corridoio della casa perché c'erano dei bombardamenti, no? E difatti un motivo per cui abbiamo lasciato la Siria poi il giorno dopo, perché insomma la mia famiglia era tutta terrorizzata, la lascia la Siria. E però abbiamo dormito nel corridoio perché nel caso fosse crollato qualcosa, sai, il corridoio è la parte un po' più protetta, no? Quindi sì. E quindi, cosa volevo dire? No, non so, Parla dicevo. del fatto che una buona percentuale della popolazione Ah, siriana. esatto. Quindi è ovvio che in un contesto di guerra, di terrore, di povertà, alla fine si diffonde, si diffondono i furti, si diffonde la miscredenza, anche si diffondono tutte queste qualità che però sono qualità secondarie. Non è che la gente di per sé è così. Se tu metti dei topi in delle condizioni sfavorevoli, non diventeranno come topi, normali, no? Si assommeranno, anche loro potranno arrivare a uccidersi a vicenda, per questo è quello che succede anche in Siria. La gente si uccide a vicenda, insomma, a vicenda, quindi vanno anche a ledere questa fratellanza. Però da noi, per noi in Italia, forse è facile parlare, dire non sono uniti, dovrebbero essere musulmani uniti, li unisce la religione, non dovrebbero uccidere, un fratello dovrebbe uccidere il suo fratello. Sì, però non sono situazioni normali affinché tu possa fare giudizi da premesse normali. Non Ok. è per giustificare, è solo per questa è la natura umana. Se tu in Iraq è successa la stessa cosa, forse in Africa, adesso non conosco tutti i contesti, ma in qualsiasi contesto in cui hai una guerra, hai distruzione, hai mancanza di educazione, hai ignoranza, allora lì fiorisce anche il terrorismo, arriva, perché se tu associ l'ignoranza alla religione, è qui che risulta il terrorismo, perché il religioso colto, informato, consapevole e anche non traumatizzato non arriva ad essere o estremista o peggio terrorista, insomma. Sì. Io mi permetto anche di aggiungere un'altra riflessione, nel senso che questa prova è stata una prova per la Umma musulmana in generale, per i siriani in particolare, e non bisogna vedere la reazione dei musulmani e dei siriani solo in Siria, cioè bisogna vedere anche nel resto del mondo come hanno reagito. Io veramente ammiro e vedo anche qui a Trento, a Bolzano, ad Ancona, vedo famiglie siriane che veramente si spendono in una maniera per il loro paese d'origine che è ammirevole. Vedo persone che. Io ho diversi studenti nella Strong Believer Academy che quando mi mandano le email sulle loro ambizioni dicono, cioè io sto studiando, voglio diventare importante per poter essere di impatto, per poter dare un contributo alla ricostruzione della Siria. Per cui non si valuta la Siria solo E sulla non base. solo siriani, adesso stavo vedendo con questo terremoto, l'aeroporto di Istanbul si è riempito di gente che voleva partire per andare lì in zona per aiutare. Ho visto poi un'altra foto di uno che dall'Azerbaigian ha caricato coperte, roba da portare, e lui ha una macchina vecchia, forse anni 80, 90, no? Quindi da quanta roba ha caricato, il telaio dietro va a toccare con le ruote posteriori, no? E lui con questa macchina vuole andare in Siria o in Turchia a portare. Quindi è una prova per tutti, è una prova sia, cioè il povero, lui vive la prova della povertà, ma il povero è una prova per il ricco. Perché il ricco poi ha un dovere nei confronti del povero.
No? E questo è quello che dice Allah, per mettere gli uni alla prova con gli altri. Quindi la gente che, adesso non è solo limitato alla Siria, ma in generale, se tu hai un atteggiamento lamentoso o critico o solo polemico, oppure indifferente, in realtà ti stai perdendo il fatto che in qualsiasi prova, in qualsiasi parte del mondo, tu hai un compito e un ruolo e anche una responsabilità di fronte ad Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi magari ti stai perdendo senza esserne consapevole. Certo, ognuno deve reagire con gli, cioè ognuno è messo a prova su come reagisce. C'è qualcuno da cui è richiesto di reagire almeno con il cuore, c'è chi con la parola e con la denuncia e la sensibilizzazione, c'è chi con la propria mano e con non è come dice il hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. E poi dall'altra parte tutti i messaggi, perché cioè, vi assicuro che eventi anche molto più piccoli creano dei messaggi che cambiano la vita delle persone, che poi magari dopo 15 anni si vede l'effetto di quel messaggio sulla vita di quella persona, sulla società che la circonda e così via. Per cui Allah subhanahu wa ta'ala agisce con una saggezza e con una precisione che noi non possiamo nemmeno provare a concepire. Detto questo, passiamo una domanda filosofica che ha scritto la sorella Abir: se dopo una prova io mi allontano da Dio, significa che era una punizione? Beh, qualsiasi cosa che ti. Però non è una punizione da chi? Cioè, il fatto di allontanarsi, perché Allah subhanahu wa ta'ala, come dice nel Quran, è costantemente con noi, ovunque noi siamo. Quindi lui è con noi. Se noi non siamo con lui, siamo noi quelli che che si sono allontanati. Quindi il fatto, così come la ricompensa, siamo noi a guadagnarcela con le nostre azioni. Il castigo ugualmente siamo noi a andarci incontro per conseguenza di quello che facciamo. Ad esempio, e questo non solo nel legame con Allah, c'è, subhanallah, un insieme di leggi e di variabili e di effetti che operano su tutto l'universo, su tutte le creature, tanto che se tu pecchi nei confronti di Allah, puoi vedere l'effetto di questo peccato non solo sul tuo legame con Allah, ma anche nel tuo legame con tua moglie, con la tua famiglia, o anche un tempo con l'animale. Infatti, uno di questi uomini pii diceva: io vedo l'effetto del mio peccato nel cambio di comportamento, nel cambiamento del comportamento di mia moglie con me, o dei miei figli con me, o anche del mio asino con me. Questo è per. Non si può provare a livello scientifico, però questo ognuno può notarlo su se stesso, e questo per variabili che poi noi sappiamo, perché l'Islam, nei testi islamici noi leggiamo che, ad esempio, tutte le creature, persino le balene, disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, chiedono il perdono per chi insegna il bene alla gente. E poi sappiamo anche che, un altro detto del profeta, quando Allah ama un servo, chiama la gente del cielo e invita ad amarlo, no? Quindi c'è questo eco di conseguenza che può avere una nostra azione. Poi allora io di base, Amir, mi ricollegherei anche a ciò che hai detto prima, che di base in questa vita Allah subhanahu wa ta'ala ci dà una dilazione. Per cui le prove che noi ci troviamo davanti sono prove, cioè le difficoltà che ci troviamo davanti sono prove, ma sono prove non prove così sono prove che portano alla nostra evoluzione. Poi noi abbiamo scelta, eh. Cioè, noi possiamo scegliere, perché poi molto spesso scarichiamo tutto sull'esterno. Cioè, noi abbiamo una prova e possiamo scegliere come reagire. Se noi abbiamo un paradigma, ok, che è coerente con la filosofia islamica dell'ibtilè, della prova,
la prima cosa che ci viene in mente quando abbiamo una prova è: cosa vuole insegnarmi Allah subhanahu wa ta'ala con questa prova? Cosa vuole Allah subhanahu wa ta'ala che miglioro nella mia vita, nel mio carattere, nel mio comportamento con questa prova qui? Come posso uscirne migliore? Come posso uscirne un credente migliore, un khalifa migliore? Ok? E questo vale su tutti i settori, vale per un terremoto, un disastro naturale, ma vale anche per una crisi economica. Vale per un lavoro che da un giorno all'altro ti licenziano, non è una punizione. Io pochissimi minuti fa, prima di cominciare questa diretta, stavo rispondendo a una studentessa della Strong Believer Academy che è stata rifiutata a un colloquio di lavoro in una scuola. E lei ha detto: è un castigo. Io ho detto: tu non puoi dire che è un castigo. Cioè, questo Allah subhanahu wa ta'ala magari ti sta dicendo: guarda altrove. Magari ti sta dicendo non dipendere, non aggrapparti col tuo cuore a quell'opportunità lì, ma aggrappati ad Allah subhanahu wa ta'ala, aggrappati ai principi che Allah subhanahu wa ta'ala Non ti è una proibizione, ma è una aspetta, questo era in inglese. Rendimento. Sì, però c'era la rima. E quindi cioè, te la rendeva più memorabile, ma evidentemente non ha fatto effetto su di me. No, però il fatto è che la prova di base è per migliorare. Allah non è che è, astaghfirullah l'adim, un sadico che ci manda addosso delle prove solo per vederci soffrire. Noi siamo qui creati per essere khulafa' di Allah su questa terra, per adorare Allah subhanahu wa ta'ala, edificando e migliorando questa terra. E la nostra, diciamo, scalinata per il miglioramento sono gli psilaet. Voi guardate anche i problemi che magari vi sono capitati o ciò che vi metteva in difficoltà, faccio un esempio, quando eravate alle elementari, una verifica delle elementari, no? Uno che è all'università dice: era una cavolata, se tornassi ad allora sarebbe molto più facile. Ma com'è che siamo migliorati così tanto? Siamo migliorati perché la vita ci ha presentato delle difficoltà sempre crescenti. Con le difficoltà sempre crescenti, il livello precedente diventa sempre più facile. Questo è sintomo della nostra crescita. Per cui ogni prova è lì per la nostra crescita, per il nostro miglioramento, per la nostra elevazione in questa vita e nell'altra. Perché ogni prova ha un duplice. Noi siamo con la fede di Allah subhanahu wa ta'ala sulla terra, quindi abbiamo un impatto materiale, diciamo, in questa dunya, ma è correlato con un'elevazione spirituale e un rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala. Per cui ogni prova ha una duplice, diciamo, dovrebbe avere un duplice effetto sulla nostra vita: un miglioramento a livello spirituale di rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala, quindi capire meglio sempre di più perché esistiamo, il senso della nostra esistenza, il senso del nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala, eccetera, eccetera, e dovrebbe quindi poi portarci anche a agire, perché la nostra religione è una religione pratica, non è solo filosofia. Ok? Quindi come posso trasformare questo miglioramento a livello di paradigma, a livello di comprensione spirituale in un miglioramento anche nella mia vita? Faccio un esempio. Mi arriva una grande crisi economica, vengo licenziato, ok? Vengo licenziato, oppure ho un'azienda il cui fatturato cala. Da un punto di vista spirituale imparo ad avere a che fare con questa altalenanza, evitando di aggrapparmi al mezzo che è il lavoro, che è il mezzo di sostentamento, e imparo ad aggrapparmi al sostentatore. Ok? Dall'altra parte, dal punto di vista pratico, cerco delle soluzioni. Cerco delle soluzioni perché la Spana Salia mi ha indicato qual è il sebeb da fare, quindi la ricerca della conoscenza, il sei, eccetera, eccetera. Quindi quando io mi tolgo questa paralisi perché mi aggrappo al sostentatore e non al mezzo di sostentamento, ok? Poi muovo le rotelline del cervello, agisco, trovo delle soluzioni e magari da quella prova ne esco migliore, ok? È capitata personalmente questa cosa qui durante il Covid, l'azienda presso cui lavoravo come consulente ha avuto un crollo di fatturato da un giorno all'altro.
Pazzesco, e subhanallah, dopo qualche giorno di barcollamento, da lì è uscita una. Mi sono uscito con un'iniziativa personale. Non è per raccontare che sono bravo a robe così, però davvero questa cosa qui, se uno la vive in questa maniera, cioè, la prova diventa davvero una benedizione a 360 gradi senza nessuna sfumatura di male. E anche la punizione. Cioè, il concetto di punizione e di piattaforma di elevamento in realtà possono coesistere, perché la punizione a cosa serve? La punizione serve a cogliere un messaggio in una maniera un po' più brusca, perché magari Allah subhanahu wa ta'ala ti ha mandato un messaggio attraverso qualcuno, attraverso un consiglio, attraverso un versetto del Corano. Attraverso l'insegnamento di qualcuno, non l'abbiamo capita, non l'abbiamo capita, non l'abbiamo capita. La punizione è uno scrollamento, svegliati. Difatti, cosa dice Allah nel Quran? Dice: li abbiamo colti con la ristrettezza, la povertà, affinché le ritornino. Cioè, loro non erano con Allah nel benessere. Quel benessere magari li ha portati a dimenticarsi, a focalizzarsi solo sulla vita terrena. Allora Allah gli ha tolto il motivo di occupazione da Allah affinché tornino a testimoniare chi ha dato, chi ha tolto. C'è un fratello che ha chiesto perché crediamo che tutto quello che ci succede sia un castigo di Allah, è un fatto culturale? Ma io non penso che sia un fatto culturale. Forse sì, nel senso che quando un certo pattern, un certo modello viene propagato, poi potrebbe costituire una caratteristica culturale o un'interpretazione diffusa in una certa cultura, però non parte da una cultura. Io credo che parta da diversi fattori. Il primo è insito, secondo me, in ogni essere umano, che l'essere umano cerca una spiegazione che sia il più semplice possibile. Quindi se uno dice: ah, questo per questo. Questo per collega vuole collegare tutti i punti, senza sapere che i punti della mappa divina delle nostre vite è spesso molto più dettagliata, non è così semplicistica. Perché cosa si rischia? Rischi di riflettere le tue mappature alla mappatura, se si può dire, alla mappatura di Allah subhanahu wa ta'ala. Nel senso che tu, in una situazione, magari avresti fatto così, avresti mandato questa prova per correggere questo, ma Allah non segue i nostri paradigmi o i nostri ragionamenti o i nostri collegamenti, cioè non c'è paragone e non può esserci paragone tra l'onniscienza di Allah subhanahu wa ta'ala e la nostra limitatissima conoscenza, quindi ignoranza. Il secondo motivo, secondo me, è non conoscere Allah subhanahu wa ta'ala, non conoscerlo misericordioso, non conoscere i suoi attributi belli, positivi, indulgenti. E quindi se tu parti già dall'idea che Allah vuole vendicarsi, non lo conosci nel modo in cui lui si presenta in ogni sura del Corano, tranne una, dicendo in nome di Allah l'eternamente misericordioso, l'infinitamente misericordioso. Quindi, desiderio di risposte semplici, mancata conoscenza di Allah subhanahu wa ta'ala, e secondo me anche c'era anche una terza cosa che adesso non mi viene più in mente. Secondo te, perché si tende a interpretare tutto come un castigo? Io credo che a parte appunto il. Ah, forse, scusami, forse perché interpretarlo come un castigo è molto più facile che estrapolarne, cercare di vederlo come una purificazione, un'elevazione. Ah, ecco, adesso mi è venuto. Finisco solo questo poi. È molto più facile interpretarlo come un castigo rispetto a estrapolarne la lezione e capire cosa vuole Allah subhanahu wa ta'ala da noi. Ecco, il terzo motivo è che
si parte da una concezione sbagliata delle prove. E questa concezione sbagliata te la risolve un detto del profeta, che disse, coloro che sono più messi sotto prove sono i profeti e poi i più simili, i più vicini a loro. Quindi se questo tu prendi questa come una legge profetica, basta. Allora non puoi associare, perché altrimenti arriveresti alla conclusione che allora i profeti erano quelli nei confronti del quale Allah cercava di mostrare maggiormente il suo castigo. Non puoi arrivare a una conclusione simile. Quindi Poi è coerente con quello che dicevamo prima, nel senso, essendo la prova uno strumento di elevazione, man mano che ti elevi, man mano la prova è più difficile. Abbiamo parlato di prova di un elementare, cioè, è più facile, l'università è più difficile. Voi immaginate il livello di un profeta, sallallahu alaihi wasallam, per elevarsi, la prova sarà molto più difficile per noi magari quasi impossibile, ma la yukallifullahu nafsan illa wusaha, comunque la manda ad ogni persona una prova proporzionata a quello che può sopportare. A questo proposito, perdonami, Amir, perché molto spesso tu hai toccato un punto importante, molto spesso questa interpretazione degli eventi come diciamo come punizione o comunque un'interpretazione sbagliata, perché anche punizione non è completamente errato, ma è solo semplicistico, no? Come interpretazione. Io vi invito a. Noi abbiamo fatto un paio di workshop sui nomi di Allah subhanahu wa ta'ala. Li trovate sotto le idee dello Strong Believer, trovate i nomi di Allah, Al-Mujib, Al-Razzaq. Ma in realtà, al di là dei due nomi che abbiamo affrontato in quei due workshop, lì abbiamo presentato proprio una metodologia per conoscere Allah subhanahu wa ta'ala in maniera molto semplice, senza dover essere dei grandi studiosi, ma ponendosi tutta una serie di domande e dando anche dei metodi come fare ricerca, okay? In quei due workshop abbiamo affrontato due nomi di Allah subhanahu wa ta'ala e dato un metodo per approfondire anche gli altri. Per cui, se volete conoscere, visto che è importante per ogni credente conoscere Allah subhanahu wa ta'ala, che è la cosa più importante della nostra vita, perché almeno conosciamo con chi abbiamo a che fare e conosciamo con chi abbiamo a che fare dal punto di vista del senso della nostra vita, direi che sono due workshop da guardare. Andate su YouTube, scrivete le idee dello Strong Believer e dopo qualche puntata trovate nome di Allah al-Mujib, nome di Allah al-Razzaq. Okay? In generale vi invito a guardare tutta la playlist perché è piena di contenuti di valore, ma per questo obiettivo qui andate a guardarvi questi due video. partendo sempre da quello che hai detto sul fatto che abbiano un insegnamento, se tu parti e hai una convinzione certa che ogni prova è un bene per te perché cerca di elevarti, o ti eleva insegnandoti qualcosa, o ti eleva in senso di ricompense, perché magari le tue azioni sono insufficienti per raggiungere un certo grado in paradiso, Allah vuole elevarti e quindi ti dà questa prova. Oppure è un'espiazione per i tuoi peccati, oppure può essere anche la conseguenza di un'ingiustizia che uno ha commesso e quindi deve vedere. Di solito quando si tratta dell'ingiustizia è più evidente delle altre tre categorie. Ad esempio, se uno ha commesso un'ingiustizia, ad esempio, specifica, non so, ha rubato qualcosa oppure ha ferito in un certo modo, così vedrà la stessa cosa o qualcosa di molto vicino accadere anche a se stesso. Allora lì Allah subhanahu wa ta'ala, vedi, in questo caso ti facilita nel capire, guarda, Del messaggio. quindi te la manda molto specifica, è uguale proprio per farti tornare. Però partendo dal presupposto che, e dalla certezza che è tutto un bene, che Allah subhanahu wa ta'ala è misericordioso con noi, non vuole farci soffrire, alla fine vuole renderci felici anche staccandoci dalla servitù che abbiamo verso noi stessi, verso i nostri desideri e così via. Partendo da questa certezza, da questa convinzione,
la gente di Allah, la gente legata ad Allah, arriva a essere felice in qualsiasi prova. Cioè, e questo è, sono i diversi gradi di pazienza con le prove, no? C'è qualcuno che subisce o passa in una prova e non è soddisfatto. C'è qualcuno che passa una prova e non si lamenta, ma pazienta. C'è qualcuno che passa una prova ed è soddisfatto, ma non ringrazia. C'è qualcuno che passa una prova ed è soddisfatto, ed è felice e ringrazia Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi questo grado si raggiunge quando tu hai questa convinzione certa, no? E quindi arrivavano neanche a... cioè arrivavano proprio a non vedere differenza nello stato d'animo. Chiaramente loro, perché non dobbiamo arrivare, questo non ci deve portare a desiderare di essere colti da difficoltà. Infatti cosa diceva il profeta, e questo per rispondere anche alla sorella Shema che ha chiesto, a volte magari perché ci si sente in colpa per i peccati passati e si pensa che la punizione sia giusta. Ecco, questo non bisogna mai pensare di meritarsi o di volere o di desiderare la punizione. Perché? Perché la misericordia di Allah comprende, come disse il profeta in un dua, illa mia kumbika ghadabun alayya fala ubali lakin afiyataka usawli. Se su questo dua l'ho pubblicato ben anche un post, proprio traducendo questo dua, perché è un dua intero, più lungo e molto toccante. Disse il profeta: se tu non hai se tu non sei adirato nei miei confronti, non, tutto il resto per me non conta. Cioè, per me l'unica cosa che conta è che tu sia soddisfatto con me. Walakin afiyataka usawli, però la tua afia. E afia è un termine che è una cosa che il profeta Salam, ci invita a chiedere. L'uomo in saluca l'afia, Allah, io ti chiedo l'afia. E l'afia comprende, non esiste una traduzione dettagliata o completa in un unico termine italiano, perché comprende la salute, comprende l'essere sani, comprende sia da un punto di vista spirituale, ma anche un punto di vista fisico, da un punto di vista mentale. È un benessere completo, shamil, olistico. Quindi in questa vita e nell'altra. E il profeta ci disse di chiedere la afia, chiedere questo benessere ad Allah subhanahu wa ta'ala. E il profeta stesso lo faceva. Quindi non desiderare mai i peccati, le punizioni o i castighi, o ecco, sempre pensare che Allah subhanahu wa ta'ala, la sua misericordia, come dice lui. Sono cose che maggior parte di noi ha già sentito, ma è giusto incastrarle. A volte ricordo Giova, o come dice Allah, ricordo Giova ai credenti. Allah disse, Allah stesso sta dicendo su se stesso, la mia misericordia ha superato e ha anticipato e assecondata sulla mia rabbia. E dice anche, se tu, figlio di Adam, dovessi presentarti a me con peccati che raggiungono i livelli del cielo, io ti risponderei e verrei, mi presenterei a te con un perdone che sia altrettanto grande. Poi questa cosa qui, mi collego a quello che ha detto Shema, poi adesso leggiamo anche gli altri commenti, sulla questione del senso di colpa riguardo ai nostri peccati. Noi molto spesso, e questa è una cosa che mi ha insegnato un mio maestro in Marocco, noi abbiamo una cattiva concezione del pentimento, del sentirsi in colpa, che molto spesso che lo incastriamo dentro la tauba, che invece che permetterci di migliorare, ci paralizza, ci abbassa l'autostima, ci abbassa e diminuisce la nostra possibilità di migliorare. Ne parleremo magari dopo, magari anche in un'altra puntata, per cui iscrivetevi alla newsletter, perché ho in programma di affrontare questo argomento del pentimento e del senso di colpa, e del senso di colpa nei confronti del peccato, però in maniera sensata, non in maniera autodistruttiva. Stare attenti da questo punto di vista. Il riassunto è che noi, nel momento in cui ci pentiamo, la tauba di Allah subhanahu wa ta'ala, questo è stato un insegnamento che mi ha capottato a me, nel momento in cui facciamo tauba,
in un primo momento deve esserci Nedem. E questo fa parte di Arcane Tauba, nel senso che è uno dei pilastri della Tauba, è una delle fasi della Tauba. Ma questo Nedem, questo maestro, Nedem vuol dire rimorso. rimorso, ma questo rimorso non può durare più di qualche minuto, perché a questo rimorso deve seguire una decisione. E a questa decisione deve seguire felicità, perché no. Perché noi dobbiamo essere certi che Allah ci ha perdonato e che abbiamo l'opportunità di ricominciare o di riscrivere quella pagina della nostra vita o di rimediare a quell'errore che abbiamo fatto. Quindi la cosa che mi ha cambiato, che è stata illuminante per me, è che mentre tutti ci insegnano, o tanti ci insegnano che la Tauba è un'operazione il cui sentimento di base è il rimorso e il senso di colpa, qua invece in questa spiegazione qui ha circoscritto il senso di colpa, mentre il resto è molto positivo, è decisione e sono felice perché Allah subhanahu wa ta'ala ha accettato la mia tauba, perché noi dobbiamo essere certi che Allah subhanahu wa ta'ala accetta la nostra tauba, anche perché Allah ci tratta in base a cosa pensiamo di lui, no? Quindi dobbiamo il husn al-dhan billah, com'è che si potrebbe Sì, pensare bene di Allah subhanahu wa fare ta'ala. bene di Allah subhanahu wa ta'ala? Due cose che mi hai fatto ricordare e che si collegano a quello che stai dicendo. La prima è che la tauba, ovvero il pentimento o la redenzione, anche nei percorsi spirituali viene considerata la prima tappa. Quindi non è un punto di arrivo, ma è un punto di inizio. La seconda cosa è che bisogna stare attenti a Telbis Iblis, la mistificazione o la manipolazione di Iblis, di Satana. Perché Satana, quando lui vede ad esempio che questo servo, questo musulmano, si è allontanato dal haram, ha lasciato il peccato, lui qui dice: io ho finito il mio lavoro? No. Se io non riesco a entrargli dalla porta del male, gli entro dalla porta del bene. Quindi se io non riesco a farlo continuare a peccare, allora io lo farò disperare nel suo pentimento e questa disperazione lo farà pensare male di se stesso, pensare male di Allah e in questo modo lui farà meno bene, perché penserà meno bene di se stesso e quindi questo lo porterà a sentirsi meno meritevole di essere perdonato, di essere ricompensato. Quindi questo senso di questo stato di disperazione lo porta a rinunciare o a rassegnarsi, no? E quindi questo è Telbis Iblis. C'è un libro intero su Telbis Iblis di Ibn al-Jawzi, se non sbaglio, o Ibn al-Qayyim, adesso lo sto confondendo, che proprio ti parla di queste tattiche e uno deve essere consapevoli di queste tattiche, altrimenti, non so, uno gioca, la vita, anche Allah subhanahu wa ta'ala descrive come un gioco, no? Nel senso, ma che è fatta di gioco, e il gioco ha una strategia, il risico, gli scacchi, no? Se tu entri in questo gioco e sei innocente, sei anche ingenuo, ecco, ingenuo, non innocente, vieni manipolato, vieni indirizzato, vieni veicolato, vieni le tue energie, le tue forze, i tuoi pensieri, i tuoi dubbi anche, vengono tutte messe nelle mani di un altro. E tu devi prendere la tua vita in mano. È la consapevolezza religiosa. Certo, cioè, noi dobbiamo conoscere Allah subhanahu wa ta'ala perché è il nostro alleato, ma è importante anche conoscere il nostro nemico che è Shaitan, le sue strategie, per cui per il suggerimento del libro. Najwa dice, può essere che rispondendo alla domanda come mai quando succede qualcosa di negativo la gente pensa che sia una punizione, Najwa propone integra, diciamo, con un'altra prospettiva. Può essere che nel momento in cui da piccoli sentivamo spesso non fare questo, se no ti punisce Allah, alcuni sono stati cresciuti solo con questo timore di Allah, non anche con l'amore e la speranza. Quindi anche sicuramente anche
questo contribuisce. Va bene, però questo, cioè, nel senso, può essere un tentativo di spiegazione, ma non può essere, cioè, nel senso, alla fine la fede uno deve capire che non può ereditarla dai suoi genitori. Quindi anche se gli viene insegnato male, io penso che ognuno non ha, cioè, o forse la maggior parte qui non ha avuto genitori sapienti. Quindi in alcuni aspetti o in altri avrà ereditato qualcosa di non autentico a livello religioso, ma questo, ok, può essere un inizio, ma non può essere dire, ok, dato che, perché io ho sentito gente così, perché non preghi? E magari c'ha 40 anni. Mia madre non mi ha mai insegnato a pregare. Non può essere cioè non può essere una scusante per, di nuovo, talvis iblis, no? Quindi uno arriva ad essere responsabile di se stesso, così come non musulmani si sono convertiti e hanno scoperto l'Islam, anche molti musulmani che l'hanno capito male possono riscoprirlo e rinnamorarsene approfondendolo. Certo. Cioè, sì, Najwa dava Sì, un'interpretazione. certo, infatti non era riferito al commento in particolare, ma volevo coglierlo per. It's Doha dice: pensiamo a tendiamo a pensare ad Allah con gli stessi modi di agire e pensare di noi per prova uguale punizione, uguale non mi amo, ma Allah è perfetto mentre noi no. Poi abbiamo la velata blu che invece fa una domanda e non è un intervento. Una domanda per Avede e per Amir. Potete specificare una cosa che fate ogni giorno che vi ha permesso di conoscere di più la Subhanahu wa Ta'ala? Allora, io di questo ho parlato nella lezione che ho tenuto a Brescia, si chiama Dov'è il tuo cuore? Ma la pubblicherò a breve su YouTube, l'ho tenuta questo sabato, c'eri anche tu. E per conoscere Allah, subhanahu wa ta'ala, Poi mandami il link e la mandiamo in newsletter anche ai. inshallah, appena ci lavoro su, la monto e la pubblico, inshallah, te la mando. E per conoscere Allah, noi tramite chi abbiamo conosciuto Allah? Tramite il profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quindi la cosa, il consiglio che uno si sentirebbe di dare ci sono una serie di porte, ma è la stessa direzione. Cioè, se tu conosci il profeta, poi arrivi a conoscere Allah subhanahu wa ta'ala. Però anche prima di conoscere il profeta, hai bisogno di qualcuno che ti faccia conoscere il profeta. Nel senso, perché io potrei leggere, magari della vita del profeta si è scritto tantissimo, e io potrei leggere informazioni sbagliate sul profeta. Ad esempio, gli islamofobi o i vignettisti francesi, loro hanno questa immagine sbagliata del profeta, basata su alcune informazioni sbagliate. Quindi, anche quando si tratta di un musulmano che parla del profeta, alayhi salatu wassalam, ognuno lo conosce a seconda anche del suo limite, no? E questa è anche in una poesia di Hassan ibn Thabit, disse: quando vidi la sua bellezza, la bellezza del profeta, mi coprì gli occhi per timore che la mia vista la perdessi da cotanta bellezza che vedevo. E poi disse: io non lo vedo se non nella misura del mio limite. Quindi uno, per conoscere il profeta, e poi il profeta sallallahu alaihi wasallam non era un libro. Era un essere umano, era un esempio, e l'esempio tu lo devi frequentare, non lo puoi leggere su un libro, è molto diverso, ad esempio. Tanto che anche una persona, se tu la leggi sui social o la vedi, la frequenti dal vivo, è molto diversa. Questo per dire cosa? Per dire che anche per conoscere il profeta, sallallahu alaihi wasallam, dobbiamo cercare gli sapienti, gli esempi. Questo per chi vuole seguire il percorso più completo o il più vicino. Questo, non sto dicendo non leggete le biografie, cioè leggete, cioè, per esempio Martin Links, il profeta Muhammad, diversi libri sulla biografia del profeta, possiamo leggerle, cioè, così come anche possiamo conoscere Allah subhanahu wa ta'ala leggendo di Allah subhanahu wa ta'ala o ascoltando lezioni su Allah subhanahu wa ta'ala. Però io quello che, perché la domanda è rivolta a noi, cioè a te e a me, no? Cosa noi facciamo? Io quello che io cerco di fare è conoscere Allah, conoscendo il profeta, e conoscere il profeta
conoscendo i sapienti, cioè conoscendo gli esempi più vicini al profeta. E questo l'ho notato, cioè l'ho notato su me stesso, perché all'inizio del mio percorso ero uno che leggeva, cioè che imparava da se stesso, però quando poi ho incontrato un esempio, un sapiente che è un sapiente autentico, tradizionale, che è anche legato al profeta, con una catena di trasmissione di conoscenza, lì mi ha cambiato 180 gradi. Però di questo ne ho parlato un po' più approfonditamente dei maestri nella lezione, appunto, che inshallah pubblicherò. Tu Inshallah. invece cosa fai tu? Io nel senso super d'accordo con quello che hai detto, integro con diciamo una sorta di checklist di azioni per diciamo coprire l'altra parte della domanda. Io sicuramente la lettura del Qur'an al-Karim, nel senso che il Qur'an molto spesso ce lo dimentichiamo, ma è la parola di Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Così mi fai passare come quello che non No, lo... no, è No, in infatti, no, ma forse, cioè, non l'ho citato, ma forse l'ho considerato sottinteso, ecco. Perché il Quran dicono i sapienti, se vuoi parlare con Allah, prega. Se tu vuoi che Allah ti parli, allora leggi il Quran. assolutamente. No, io rispondevo alla parte banale, Sì. e poi quello elevato, io No, 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 sta sulla fermo. base. Quindi sicuramente la lettura del Coran, ma molto spesso noi trattiamo il Coran come una cosa a sé stante, però noi dobbiamo davvero ricollegare il fatto che quel libro che abbiamo sulla scrivania o nella libreria, cioè abbiamo la parola di Allah subhanahu wa ta'ala, cioè il creatore dei mondi ha un messaggio per noi. È ovvio che se vuoi alimentare la tua conoscenza di Allah subhanahu wa ta'ala, il tuo rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala, devi avere un rapporto quotidiano con il Coran. Ok, quindi questa è la prima attività, diciamo, semplice. La seconda attività semplice è quella del dhikr. E quella del dhikr io la collego con la conoscenza. Il dhikr, inteso come adorazione spirituale in generale, perché anche la salat potrebbe rientrare sotto questo, cioè per il senso in cui ne sto parlando. In generale, il dhikr non è solo il ricordo di Allah, ma durante il dhikr o durante il mumaras, cioè durante l'attività spirituale, la più la concentrazione nel khushu', più Allah subhanahu wa ta'ala ti manda dei significati nuovi, dei nuovi paradigmi, delle cose che ti si sbloccano. Magari l'informazione ce l'avevi già, ma la profondità con cui cogli quell'informazione aumenta man mano che aumenta il tuo allenamento nella spiritualità, la tua attività spirituale. Per cui, primo al Coran, secondo è il dhikr e in Lo generale. zikr, ho tre storie in evidenza sull'importanza del zikr, insomma, e su alcune riflessioni che ho fatto su tre azkar in particolare. Esatto. E poi la terza attività è molto pratica. Io cerco tutti i giorni di ascoltare una kelima spirituale, un dars religioso, qualsiasi cosa. Nelle giornate tipo super incasinate, per esempio, quando ho da organizzare un evento, ho un incendio in azienda, cioè, ho tutta una serie di cose da fare, anche solo 4-5 minuti, ok? Però tutti i giorni anche ripetere, però avere degli input sulla religione, perché nel momento in cui si parla di religione si parla di Allah, dell'inviato di Allah, delle regole che Allah subhanahu wa ta'ala ha rivelato. Ma sai, Abe, io non credo che oggi si possa, cioè, perché è una cosa che sentiamo spesso, no? Non ho tempo. Io penso che il fatto che non abbiamo tempo è una conseguenza del fatto che molto tempo si perda oggi, per via anche dei social e così via. Quindi, davvero, bisogna stare attenti perché se perdi il tuo tempo, perdi il tuo controllo perché stai dando il tempo, la tua energia ad altro, ad altri, e se perdi il controllo non procedi più tu, non stai più camminando tu, e quindi non stai più procedendo tu sulla via e sulla retta via, insomma, quello che è richiesto.
E quindi è molto collegato questa cosa, per questo Wallhauser in l'Insan alla fine Husserl, per il tempo in verità l'uomo è in perdita. Però è solo perché questa è un'altra del Bliss e Bliss, non ho tempo, e in realtà il tempo c'è, perché poi uno, non so, appunto, si innamora della serie Netflix e ci dedica una notte magari sono 5-6 ore, se avessi dedicato, non dedicati 5-6 ore consecutive su lezioni islamiche, perché insomma è troppo magari, però questo è il punto, cioè, bisogna anche stare attenti perché la spiritualità, il percorso con Allah, eccetera, parte, e questa è una cosa che ho notato, subhanallah, con la salat, cioè la salat, quando tu fai la salat in tempo, magari all'inizio del suo tempo, quando entra e così via, rispecchia e riflette una gestione, un'organizzazione della giornata che hai, che è efficace. E quindi di nuovo sul tuo tempo. Io, questa è una riflessione, che il fatto delle 5 preghiere, perché dobbiamo rimanere costantemente attenti al tempo. Difatti, nelle preghiere tu devi fare attenzione al tempo. Tempo delle Certo. preghiere, quando farle, quando non farle. Questa consapevolezza è importantissima, nel senso che molto spesso ci nascondiamo dietro al fatto che non abbiamo tempo, ma dovremmo prendere consapevolezza del fatto che in realtà semplicemente diamo poco, cioè Siamo usiamo distratti. pace, Siamo ok? distratti. E bisognerebbe imparare ad usarlo, e ci sono due componenti. Io queste cose, adesso mi metto il cappellino da formatore, queste cose ne parliamo nel percorso della Strong Believer Academy, Strong Productivity. Ci sono due elementi nella gestione del tempo. Da una parte c'è la parte tecnica del come mi organizzo, i tools, gli strumenti, la mentalità con cui organizzarsi, eccetera, eccetera, e c'è la parte che è un po' quella più difficile, che purtroppo noi ce l'abbiamo, molti di noi ce l'hanno un po' floscia, che è il muscolo della forza di volontà. Okay? Il muscolo della forza di volontà è un muscolo che va allenato gradualmente nel tempo, e quindi è importante capire che, una volta preso consapevolezza di quello che dice il fratello Amir, poi bisogna impegnarsi su due, diciamo, pilastri. Il primo pilastro è come mi organizzo meglio, il secondo pilastro è come alleno meglio il muscolo della mia volontà. E per riassumervi in maniera un po' anche superficiale, però il tempo che abbiamo a disposizione è questo, per riassumere il tema è la gradualità, cioè tu alleni il muscolo della volontà con la gradualità. Oggi ascolti 5 minuti di lezione, lo fai per un mesetto, il mese dopo ne ascolti 10 tutti i giorni, ti metti una X sul calendario tutti i giorni, dopo un altro mese fai 15 giorni, dopo 6 mesi hai installato l'abitudine di ascoltare, che ne so, un mezz'ora al giorno di lezioni. Poi parti con la seconda abitudine, con la terza abitudine. E man mano che i mesi vanno avanti, prendi sempre più controllo, sempre di più pezzi della tua, di una percentuale sempre maggiore della tua giornata, e questo sul lungo termine porta ad avere sempre più in mano la propria vita, perché alla fine la nostra vita è fatta dei minuti della giornata che compongono la giornata. Per cui questa è un po' la strategia in generale. Poi Ed è un circolo virtuoso, perché poi quando inizi a avere risultati inizi a essere più motivato. Al Esatto. contrario, chi soffre di una mania di perfezionismo e non procrastina, perché poi ci sono diverse ragioni per la procrastinazione, diversi anche punti di partenza e motivi diversi, ecco. Però bisogna essere consapevoli anche, subhanallah, quanta richiesta la consapevolezza, sia a livello religioso, sia nel legame con noi stessi. E poi alla fine tutto questo si influisce a vicenda, Certo, si contamina. ed aiuta anche a capire e a ragionare dov'è l'origine dei problemi. Perché se uno dice, ma perché
Questo lo noto in alcuni che mi scrivono che hanno dubbi e così via. Quando magari dice: ma perché Allah ci ha dato cinque preghiere da fare? No? E magari lui la vede come pesante, però pesante non è, perché Allah non ci può prescrivere, cioè non ci prescrive qualcosa al di là della nostra capacità, e lì lo dice nel Corano. Poi quando tu vai a approfondire, a investigare, trovi che è incapace di gestire il proprio tempo e quindi, o magari è un procrastinatore e soffre di questa cosa, e lo fa ancora più soffrire il fatto che sta perdendo le preghiere. Però non è per via del fatto che Allah ci ha prescritto cinque preghiere, perché altrimenti tutta la gente sarebbe nella stessa situazione, ma è per via del problema con la procrastinazione. Quindi, subhanallah, come le cose si collegano e diversi campi della vita si influenzano a vicenda. Certo, che poi noi abbiamo da una parte bisogna potenziare questo muscolo della volontà che poi ci porta a non procrastinare, ci aiuta a non procrastinare, a non rimandare, a non essere pigri, eccetera, eccetera. Dall'altra parte bisogna stare attenti a tutte quelle cose che atrofizzano la nostra volontà, come il stare davanti ai social, a scrollarli o a fare tutta una serie di attività o cedere sempre alla propria. Al piacere effimero immediatamente, cioè ogni volta che cediamo al piacere effimero, noi stiamo indebolendo un pochettino il nostro muscolo. Ogni volta che prendiamo una decisione, che diciamo richiede volontà, in qualche modo stiamo rafforzando la nostra volontà. Per chi è interessato a questi temi qui. E stare anche attenti alle derive produttiviste che legano il tuo valore al tuo valore produttivo, quando in realtà è non procrastinare non vuol dire non rilassarsi. Certo. Sì, assolutamente. Infatti, noi una delle cose su cui puntiamo tanto è, ok, qual è l'obiettivo della produttività? Ok? A cosa ti porta? E bisogna inquadrarlo sia da un punto di vista esistenziale, ma anche da un punto di vista di tutti gli ingredienti che servono all'essere umano per vivere in maniera equilibrata e per vivere con un certo tipo di equilibrio psicofisico. Ci sono altre domande? Vabbè, ci sono domande Ci sulla sono, religione. però il tempo stringe, Sì, purtroppo. adesso per dare spazio agli ultimi. Allora, la registrazione per chi la vuole, iscrivetevi alla newsletter dal link in bio che ve la mandiamo. Olivia Clerici Quindi dice: non sarà sul profilo di Strong Believer Instagram? Cioè, nel macello dell'internet è meglio riceverla nella posta. Olivia Clerici dice: il fratello Abdulbaka è ingrassato, è l'effetto della fotocamera. No, sono ingrassato. Sono venuto in Italia e sto mangiando lasagne e pizza. Abe, ci vediamo a Bologna, inshallah. Assolutamente sì, inshallah. Il 18 febbraio 2023 ci sarà il meetup di Strong Believer a Bologna. Non ho capito questa parte del pentimento, potresti rispiegare? Iscriviti alla newsletter, ti mando una mail quando faremo una spiegazione al riguardo. Assalamu alaikum, mia achi, puoi salvare la diretta? Vorrei farla ascoltare a mia sorella che non sta passando un buon momento. Iscriviti alla newsletter, te la mandiamo, inshallah. Come si fa a avere yakin che una prova finirà? La prova. Aspetta. Cioè, questa è un'altra bellissima domanda che però mi sa che dobbiamo rimandare la risposta. Scriviamocene queste domande qui. Come si fa a Sì, avere potremmo discutere nelle prossime yakin? Ecco. discussioni in caso. Mashallah, okay. Non vorrei solo perdermi qualche domanda importante. Gente distratta dai piaceri della dunia normale. Ok, barakallahu fik. Una cosa che penso sempre è che tutto il tempo che perdiamo non si recupera più, quindi questo mi fa sfruttare il meglio il tempo che ho. Amir Fallaha, io potrei avere qualcuno al mio fianco per un percorso di comprensione del Corano. Ho iniziato a fare una specie di analisi e comprensione in italiano. È una domanda o un'affermazione? Draco dice: sei italiano? Amir Fellaha, sei italiano, Amir? Io sono siriano, Ok. Allora, nato in Italia. non fai tutta la filippica del sono nato e cresciuto in Italia. Sono nato in Italia.
Ok, vedo che sei ok. Grazie Senè che ha messo il www.stronguilibracademy.com per seguire tutte le iniziative che portiamo avanti. Bene, ragazzi, io direi che per oggi non è tutto, ma è abbastanza. Ma proprio perché il tempo ci manca, inshallah, inshallah. Manderemo una registrazione, manderemo la registrazione. Aspetta, Qui iscrivetevi e c'è cioè, tutta questa pubblicizzazione, lasciami pubblicizzare anche a me l'associazione Cafe. noi questo discorso Soprattutto l'abbiamo in... perché è iniziata così, insomma. Esatto, questo discorso l'abbiamo introdotto parlando della questione del terremoto in Siria e in Palestina e una delle No, in organizzazioni Siria e in Turchia. Scusa, Siria e Turchia, e una delle organizzazioni molto attive da questo punto di vista, ne ha parlato. Riguardatevi anche l'inizio della diretta. Attive non da questo punto di vista del terremoto, ma attive in Siria, solo in Siria, dentro la Siria, che però che poi è perché la Turchia c'è uno stato, una forza centrale che va in aiuto. In Siria vengono aiutate le persone in base ai parenti che ci sono fuori, e spesso non tutti i parenti che sono fuori poi aiutano la gente dentro di Siria, quindi la gente è lasciata ad Allah e a se stessa, ed è per questo che interveniamo dentro la Siria, in un'associazione in cui sono tutti volontari, quindi non ci sono dipendenti dall'inizio fino ad adesso, e pertanto le donazioni anche non viene trattenuta nessuna percentuale. Ok, quindi l'associazione Kefel, cercatela sui social, cercatela chiedendo anche ad Amir Sì. per chi è interessato e noi ci vediamo inshallah al nostro prossimo appuntamento. Concludiamo con Zohra Zahira che scrive una testimonianza sull'organizzazione Kefel e dice grazie a te ho finalmente potuto aiutare i nostri fratelli siriani. Allora, grazie ad Allah, grazie ad Allah. Barakallahu fikum. Wafik, Abdulbah, è stato un piacere, inshallah. Spero di vederti alla prossima. Allah yajma'ana 'ala al-khair wa fil khair. Amin ya rabbal alamin. Amin. Facciamo dua del khitam, subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Atai agli altri che guardano.